Il sogno scudetto dell'equipe Orizzonte Catania affonda nelle acque della Nannini di Firenze. Le rossazzurre cedono ai rigori al plebiscito Padova, che si conferma campione d'Italia per il quarto anno di fila. Un epilogo amaro, bruciante, che scippa alla squadra etnea un titolo ampiamente meritato al termine di un campionato dominato. Meriti improvvisamente offuscatisi nell'ora e spicci di gioco della finalissima scudetto. Difficile non pensare come, con tutta probabilità, sulle braccia delle catanesi abbia pesato quel ruolo di favorite d'obbligo, già individuato alla vigilia come uno degli ostacoli più insidiosi da Martina Miceli. L'Orizzonte va in acqua concedendo due tempi alle patavine che si portano sullo 0-3 grazie alla rete di Barzon nel primo quarto e la doppietta di Queirolo nella seconda frazione. La fatica dell'Etnea nel gestire il match è ben fotografata dal dato sulle superiorità, solo 3 su 9 quelle sfruttate dall'Orizzonte contro le 4 su 6 di Padova, e dai due tempi necessari alla squadra più prolifica della stagione per trovare la prima rete, firmata dopo 1 minuto e 24 secondi al terzo tempo da Capitan Garibotti, autrice della tripletta che alimenta la rimonta coronata dall'acuto di Claudia Marletta per il momentaneo 4-3 a fine frazione. Risultato che sembrerebbe un buon trampolino per la consueta accelerazione orizzontina, invece Padova ad andare al controsorpasso ad inizio quarto tempo con le sorelle Savioli. Il nuovo pari catanese arriva a stretto giro di posta con Roberta Bianconi. Qualche istante dopo, una colossale ingenuità della difesa rossazzurra regala il più facile dei gol alla patavina Barzon, che costringe Catania al forcing finale, nel quale arriva il pari di Katarina van der Sloot. Il 6-6 trascina la sfida ai rigori con la Teani che blocca il tiro di Claudia Marletta e la Johnson che replica neutralizzando il tentativo di Martina Savioli. La presa dell'Orizzonte sul titolo scivola via però sull'errore di Rosaria Aiello, che consegna al plebiscito Padova lo scudetto complessivamente meno meritato tra i quattro in bacheca, visto il percorso stagionale maturato però al termine di una finale che le ragazze di Stefano Posterivo hanno gestito meglio, soprattutto dal punto di vista nervoso. All'Orizzonte restano solo l'incredulità, la rabbia e le lacrime per uno scudetto che in tanti avevano già pronosticato nella bacheca siciliana, sfumato invece in quei 5 metri di rigore che hanno separato definitivamente il sogno dalla realtà.